Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che siamo stati attaccati da delle zozze e quindi siamo andati a rubarne un pochino, sai, un po' per vendicarci. Quindi oggi andiamo alla nave dell'amore, a 4 km da qui, sempre più lontano. We need to keep pressure on the Morningstar, Seamoss. Then let's hit them directly. I know a few places we could start. All right. Perfetto. I'll head to you. Wait, hold on a moment, see. If you want to hurt the Morningstar, they have a shipment of girls coming in soon. I sent you the boat information. If you... Hold on, who is this? Viola. You were with Loren on the plane. Don't you run Morningstar now? I did. Loero. Did? I don't have much time. Take the information or leave it, but I'm trying to help you. And I should jump because you say so. You should jump because it helps the Saints. Questo è vero. Get Pierce. Change your plans. Guarda acrobazia incredibile in azione. Eccolo qua. Più 1792 dollari, beh, mica male. Sti soldi perché faccio l'acrobazia cacchio di cane, guarda, non sono mica male. Tipo, anche questo sarà un'acrobazia? Scopriamolo subito. Sì, ovunque vedi un pezzo in cui puoi passare con un aereo in questo modo, è sicuramente un'acrobazia. Alla fine sono soldi gratis, voglio dire, anche un po' di punti esperienza, mica male, eh. Anche questo è un altro passaggio. Te, passato... passando proprio. E qua sotto abbiamo un'attività da comprare. Vediamo quanto mi costa. Ci costa 3.000 dollari e ne abbiamo 5.000. Ottimo. Solo 300 dollari all'ora che ci entrano nelle tascocce. Eccomi che arrivo, Zimos. Eccoci qua. Bella nave. Che soldi ce ne frate. Vai via. Are you gonna move all the bitches? Nah, just let me worry about that. Now let's go. I wanna meet my new employees. Tieni questo. Che cazzo è sta roba? Tienitelo. Posso usarlo? Che figata, vedo tutto piccolo, figa. These girls gonna try to kill us too. See, eccoci qua. I've got PTSD, Pierce. Disturbo post-traumatico. Ma guarda che bella che è l'acqua, porca miseria. È splendente in tutti i sensi. È splendente in tutti i sensi l'acqua, veramente. Ui. Eccoci qua. In tutti i sensi è stupenda l'acqua. Once you find a girl, send them to me. Certo, oh, Zimos. Ecco fatto. Vediamo. Ovviamente questa non è la, quella giusta. Però ci sono delle munizioni. Grazie. No such thing as too many bullets. Le munizioni fanno sempre comodo, fratello. Ecco te. I due ultimi proiettili. Durretti in faccia a te. Oh, calmo. Ah, tra l'altro, ho comprato questo nuovo fucile. Voglio provarlo. Voglio vedere com'è. Comunque. Ok, questo è giusto. In alcuni container si nascondono grossi pericoli. Ok, questo non dobbiamo chiedere. Io andrei avanti perché so che in uno di questi c'è roba che non vorremmo aprire. Madonna mia, sto fucile è molto meglio rispetto all'altro. Altre munizioni? Sì, ullo. Buongiorno e Natale oggi, eh. La cosa buona in realtà è che così finalmente abbiamo nel nostro... E lo sapevo. Are you kidding me? Via, via. Zimos, ti dispiace? Per favore. Andato? Andato. Ecco fatto. Madonna mia. Grazie dell'aiuto, amico. Va bene che devi difendere i tuoi interessi, però santo cielo. No, ho sbagliato.
Container ovviamente sbagliato. Guarda, non chiediamo. Esatto, non voglio neanche saperlo neanch'io. Perché continuo a schiacciare il cerchio invece che il triangolo? Non è difficile. Non andate col vecchio. Dov'è? Dritto in faccia, maledetta. No, qui. Ulla, che dolore. Che dolore magistrale. Questa animazione è stupenda. Comunque, eccolo qui un altro. Perché continua a fare il cerchio? Ok. Quite the kinky fellows, aren't they? Ehi. Vabbè, è scomparsa, la stavo per caricare io. Allora, facciamo un attimo di ricarica. È uscito ovviamente il nostro amico grande, grosso e pure cattivo. Ecco fatto. Con le pistole esplosive e colpirlo in faccia, la vita è sempre più facile. Comunque, questo bel giocattolino invece ce lo portiamo via noi. Questo è chiuso. Mentre questa è quella giusta. Tranquille, siete libere ora. Vediamo, qua c'era qualcosa? No, pensavo ci fossero le munizioni. Perfetto. Bella piccola. Zimo. È un container, è una nave container. Vedi tu quante ce ne devono essere. Munizioni? Sì, altre munizioni. Grazie. Tra l'altro questi, sì, sono il Blossom. Quindi se non l'avessi preso prima da un cadavere dei Decker, l'avrei trovato qui. Ok. Well, this is a nice surprise. Questa è una bella sorpresa. Ed ecco qui l'ultimo container che contiene le nostre signorine. Everyone in the crate. Tutte dentro, forza. Anything but the box. They're coming for the boat. I hear them. Nah, tranquillo, non mi servono le armi, Zimos. Anche se effettivamente anche lì c'è un minigun. Ma devo arrivarci per forza lì? Va bene, arrivo. Eccomi in postazione, ci sono quasi. Portare sto minigun è pesante, eh? Però alla fine ce l'abbiamo fatta. Così ne abbiamo due. Metti caso che uno lo consumiamo. A saint lose a fight. Not bloody likely. Ecco fatto. Meglio distruggerli finché sono ancora lontani. Aia. Da dove? Fantastic, I'm coming. Un altro. Porca puttana. I'm almost there. Hold them off while I'm coming in. Hold them up. I think they ain't happy with us. I really couldn't care. So which one? Dove siete? Ecco fatto. Il problema sussiste nel momento in cui non li vedi dove sono. Madonna mia, quanta gente che stiamo facendo fuori in una giornata di lavoro, eh?
Ui, dolore. Sti stupidi cecchini. Eccolo di nuovo. Ecco fatto. Stiamo anche per finire le munizioni del nostro primo mitra, il che vuol dire che tra poco possiamo cambiarlo. Have a nice day, lui è scomparso. È sparito. We're clear. Let's load these holes up there and get the hell out of here. Aspetta che voglio cambiare arma, che questa è senza. They knew we were coming. Morning Star always protect their shipment. It ain't nothing new. With the goddamn army? Like I always say, Bush is big business in this. Ah, ma è nostro quello. Eccomi che arrivo. Dammi un secondo, Pierce. Eccoci qua. Keep it close to Pierce. You got perfetto, it. Questo è quello teleguida. Ma dai, ma subito, neanche siamo partiti. Shit, are those rockets? Get them off me. Relax. Get them off. Siamo partiti che già ci sparavano. Ecco fatto, dov'è l'altra? Presa. Guarda che ne arrivano da sotto. Meno male che abbiamo razzi infiniti per questi tipi di missioni. Dici che ce la facciamo ad arrivare a 25 barche distrutte in questo momento? Secondo me arriviamo tipo a 20. Poveraccia quella ragazza che continua a cadere ogni singola volta. Another crew down there. Dai che non riesco a prenderlo comunque. Preso. Dove sei? Preso in pieno. No, non riusciamo. Aspetta che forse. Preso, vieni. Lo so. Quanto ci avevo scommesso che arrivavamo a 20. Ecco fatto. 21. 22. Because we're not dead. Keep it steady. Ecco fatto. 22. Aia, in pieno. In faccia proprio l'ho visto arrivare. Dai, altre tre barche vorrei. Vorrei avere solo altre tre barche. Ecco fatto. Prendilo, prendilo. Preso in pieno. Dai, altre tre barche. Non mi sembra di chiedere troppo. Non mi sembra di chiedere troppo. Ne vorrei solo altre tre barche. Ma ehi, vabbè. Ormai a questo punto bisogna anche accontentarsi un attimino. Me ne manca uno ma non vedo. Eccolo lì. Preso. Uff, ci siamo, eh. Siamo arrivati. Jesus, they're all over the damn room. Pure. Ulla mia. Che volo incredibile che si è fatta la signorina. A little more cover be nice. Preso. Un po' di cover sarebbe carino. Sì, Kinsey, stavo dicendo. Pierce, anche tu, non pretendere troppo. Non vedo neanche dove sono i nostri obiettivi io in questo momento. Cioè, so che c'è un cecchino, ma non lo vedo. Ecco fatto. Madonna mia. Ok, direi che ci siamo, giusto? Missione completata, sozzone salvate, elicottero. Bene o male, sta bene. Direi che meglio di così. Sì, chi è? You have something that belongs to me. Direi proprio di no. Someone who's willing to bargain. Bring the girls back to the Morning Star and I'll pay you top dollar ahead. Ma io direi di no. That's all I'm asking. What was that about? The Morning Star wants to repurchase our little tarts. I can't do my thing if I got no pussy to sell. The money won't come quick, but you bet it'll come. Questo è vero. E ovviamente uno che cosa fa? Prende la decisione migliore, quella di prendere i soldi con il tempo. Le zozze in questione ce le teniamo noi, ovviamente.
quei soldi che ci potrebbero dare adesso, beh, sarebbero sicuramente un bel guadagno momentaneo e ci permette probabilmente di potenziarci in certi modi, ma i soldi eterni saranno anche pochi, ma sono cose che ci guadagneremo nel tempo. Ulla, ci sparano. What the hell were you thinking, Maddie? It just seemed like a waste to lose all those girls. Quello è vero. I am the general. I'm the czar. I'm the walking apocalypse. And I make the decisions, not you! My bad. So, what happens now? Ah, we buckle down! We focus. We don't do a run-in. We hit him with a Montreal screw drop. Yeah. Yeah. That's it. Now listen up. My esteemed colleagues, the time is now. We have deployed Stag to Steelport. Brava, brava. La nave dell'amore. Quanto? $8,800, un sacco di rispetto e rendita cittadina 1000 per le zero sostitute del Morningstar che hai ottenuto. Giocata perfetta. Ovviamente. Magellano è una schiappa, chiaramente. Vediamo se abbiamo guadagnato altri dindini. $21,000, eh beh. Potenziamento della gang. Azzerà la notorietà della polizia, beh, non sarebbe male ogni tanto. E segugio di collezionabili, questo è ottimo, ma non ci serve in questo momento. Tra l'altro, prendiamo lo sprint che per adesso ci può servire. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.